Omnibus. Attualità, religione e cultura. Carissimi amici che siete in ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Vincenzo La Cognata e bentrovati. Mi trovo al telefono con Don Antonio Ruccia, parroco della parrocchia San Giovanni Battista di Bari, nonché vicario zonale e docente di teologia pastorale alla Facoltà Teologica di Bari e al Claretianum di Roma. Avremo il piacere di parlare con lui in merito al discorso di una culla per la vita. Io saluto e ringrazio Don Antonio Ruccia per essere con noi. Ringrazio a voi di aver sollecitato un po' questo mio intervento per quanto riguarda il tema della vita. Ci racconti questa emozionante testimonianza sul dono di Natale? Il racconto è abbastanza plastico perché bisogna entrare un po' nella vicenda. Dal 2015 noi in parrocchia abbiamo questa culla termica, è stata la prima collocata in Puglia ed è collegata con il reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. Avevamo avuto un'esperienza di affido di un bambino nella culla termica, adesso vi spiegherò che cosa vuol dire, già nel 2020 in piena pandemia. Adesso abbiamo vissuto e rivissuto questa esperienza alla vigilia di Natale, precisamente sabato 23 dicembre. In quell'occasione, al mattino alle 7:15, è scattato l'allarme, che è una semplice telefonata sul mio cellulare, che diceva che nella culla termica poteva esserci qualcosa. Sono immediatamente andato verso il luogo. Io ero tranquillamente nel mio studio, ero in preparazione per la domenica 24. Ebbene, a questo punto ho aperto la culla termica e ho trovato questa stupenda bambina che piangeva molto probabilmente per fame, non tanto per freddo, perché stiamo parlando di culla termica. C'era scattato già il riscaldamento della culla termica nel momento in cui qualcuno ci entra dentro. E quindi c'è stato questo momento fantastico in cui ho rivissuto quello che avevo vissuto già nel 2020 e insieme con le persone che erano presenti in quel momento ho subito immediatamente allertato il 118, che è giunto dopo 5 minuti, e abbiamo portato immediatamente la bambina nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. Questo è il racconto. Dietro c'è tutta una vicenda, c'è una scelta, c'è un'attenzione, c'è uno sforzo per i temi della vita a cui dobbiamo guardare in maniera così concreta e reale per quanto riguarda anche la tematica di prestare attenzione alla vita che nasce, che è uno dei temi fondamentali di questa società che dimentica la nascita e ama più passeggini vuoti, io direi da museo, piuttosto che vagiti stupendi di bambino che sembrano allietare, che possono allietare anche le nostre giornate. Lei prima parlava che questa culla termica è dal 2015 che è presente presso di voi. Quanti bambini ci sono stati finora? Due bambini sono stati lasciati, compresa la bambina che abbiamo trovato il 23. Il primo era stato lasciato il 19 luglio 2020. Ed era un bambino, anche lui di più o meno di 10-15 giorni, che è stato affidato. Attenzione a questo termine. Affidamento vuol dire che non è un abbandono, è un lascito. E la famiglia, o chi per lui ha lasciato il bambino o la bambina, ce l'ha affidata, perché la culla termica è un luogo nato proprio per questo scopo, quindi non è un abbandono, vuol dire che c'è stata una necessità, c'è stato un problema, c'è stata una difficoltà e quindi la parrocchia poi diventa colei che accompagna nella vita questa persona, fin quando non rientrano poi le istituzioni statali, in primis il Tribunale dei Minori, che assegna la bambina o il bambino alle famiglie che già hanno conseguito l'adottabilità. Lei prima giustamente accennava al fatto che purtroppo nella società odierna si preferisce metaforicamente passeggiare con dei passeggini vuoti piuttosto che sentire i vagiti dei bambini. A cosa pensa sia dovuto il tutto, quasi, ecco, questa mancanza di volersi assumere la responsabilità genitoriale al giorno d'oggi? Le cause sono infinite, soprattutto il problema della denatalità deriva
dalla voglia di dover a tutti i costi cercare delle possibilità alternative stesse alla vita, perché un bambino poi crea determinati problemi, invece proprio perché viviamo nella società che un po' si finisce per chiudersi in se stessa egoisticamente, non presta attenzione alle problematiche relative alla vita, che poi non sono problematiche, ma sono un senso. La vita di un piccolo dà un senso all'esperienza concreta di ogni uomo, di ogni persona. Le cause sono dentro di noi, però nessuno può pretendere che queste siano delle cose uniformi. Cambia da situazione a situazione, da realtà a realtà, però questo diffuso modo di non accogliere la vita nasce soprattutto da un egoismo di fondo che un po' tutti ci portiamo dentro. Durante questi anni di esperienza all'interno, insomma, delle comunità, delle parrocchie, le è capitato di incontrare delle persone che fossero anche indecise sul da farsi? Perché noi stiamo parlando naturalmente della culla termica, quindi del bambino o della bambina che viene già lasciato. Ma nel momento in cui questa vita viene concepita, le è capitato di incontrare persone che fossero indecise o comunque che volessero scegliere la strada relativa, insomma, invece all'aborto, quindi direttamente evitare la nascita? Ce ne può parlare? Ha avuto, ecco, qualche testimonianza? Di queste esperienze ne ho avute, di persone indecise se portare avanti o meno la gravidanza. Alcuni alla fine mi hanno ringraziato perché hanno abbracciato un bambino, altri non hanno portato avanti la gravidanza. A me non sta a giudicare nessuno. La culla termica è uno dei deterrenti a coloro che intendono procurare l'aborto, ed è un deterrente perché io sono sempre dell'idea che non è necessario fare la crociata. Le crociate non portano a nulla, e quindi mi sembra più opportuno che invece noi creiamo dei nuovi linguaggi per interagire anche con il mondo corrispondente. Quindi questo è alla base di tutto, perché se noi entriamo in relazione con il mondo, dobbiamo creare anche con il mondo un rapporto completamente nuovo, ma usando il linguaggio del mondo. La culla termica nasce anche per dire che è possibile la vita e che è possibile anche instaurare un rapporto completamente nuovo con questo tipo di realtà. Ciò che dobbiamo fare è accompagnare le coppie, perché il problema dell'affido alla comunità attraverso la culla termica non è un problema di sola mamma, ma un problema di coppia, cioè di uomo e di donna che decidono di fare questa scelta, a prescindere che all'ultimo potrebbe essere una mamma o potrebbe essere un papà. Questo non lo sapremo mai, né lo vorremmo mai sapere, però è necessario che ci si innesti anche in questo tipo di direzione, quindi dialogo, confronto, per un possibile anche accompagnamento post parto, perché no, rispetto anche a situazioni difficili che si vengono a creare. Lei prima parlava di linguaggi nuovi che occorre andare a realizzare. Qual è nella società odierna, secondo lei, il linguaggio che tende ad essere più carente? Parlavamo prima anche di egoismo. Cosa non ci vedo mai dire? La società in negativo. Non guardo di che cosa è carente, perché le carenze sono infinite. Ti cito il venerabile Don Tonino Bello, che dice che noi dobbiamo essere una società di segni, una chiesa di segni, cioè che devono mettere i segni. Più che segnare, dobbiamo insegnare. Più che condannare, dobbiamo promuovere. E allora il vero segno della vita sta nel dialogo, nel confronto con questa nostra società che sembra annullare completamente l'amore di Gesù Cristo. Sì, parliamo di nuova evangelizzazione proprio perché si va in questa direzione. Faccio una riflessione: quando pensiamo alla croce, subito ci viene da dire questo è un messaggio di Gesù Cristo, un messaggio cristiano. Nulla di più falso. La croce non è un linguaggio cristiano, lo diventa. La croce è un linguaggio di Roma che dice: io con questo strumento di morte ti distruggo. E invece Gesù Cristo ha usato lo strumento di Roma, non ha usato lo strumento della Bibbia, non ha indicato la possibilità di una salvezza che potesse venire in altro modo, ma ha parlato il linguaggio degli uomini e dei romani. Noi dobbiamo parlare il linguaggio degli uomini per stravolgere gli stessi uomini. Perché secondo lei è cambiato anche il concetto stesso di famiglia? In passato c'era questo amore per avere tanti figli che portassero avanti, diciamo,
l'eredità dei genitori o a livello lavorativo o proprio a livello di amore, consapevolezza del valore familiare, mentre adesso con il fatto anche della denatalità tutto questo sembra essere passato in secondo piano. È dovuto al cambiamento dei tempi? A che cosa? La nostra società è cambiata, ed è cambiata, non è più la società della cultura agricola. Quando la società era composta di famiglie numerose era perché il lavoro era dettato anche dalle esigenze e la vita diventava un incontro stupendo. Adesso si corre, adesso ci sono degli ulteriori mezzi in cui l'esperienza della vita si vive e proprio perché siamo proiettati verso questi mezzi, allora diventa necessario che noi, più che creare dei disagi, dobbiamo pensare che noi dobbiamo vivere con questo tipo di famiglia e parlare a questo tipo di famiglia. Io non faccio mai un discorso la famiglia è cambiata, io faccio un discorso, promuoviamo il senso della familiarità e della genitorialità. Questa è la proposta, un senso di genitorialità che passa attraverso un discorso di attenzione alla lettura del territorio e un atteggiamento psicologico nei confronti anche delle situazioni, delle realtà che noi stiamo andando ad affrontare. Crisi della famiglia, crisi della denatalità, e allora parliamo alla famiglia con il cuore diverso, con il linguaggio della misericordia e promuoviamo la vita perché nella vita c'è tutto un progetto di misericordia a cui dobbiamo fare sempre riferimento. D'altronde il termine ebraico misericordia è il termine che significa praticamente utero. Tradotto stricto lettera, in proprio in maniera stretta, 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 significa utero. Allora, se la misericordia è l'utero di Dio, noi solamente con la misericordia possiamo stravolgere anche quelle che sono le catastrofi della nostra società, perché la guerra è una catastrofe, perché uccidere è una catastrofe, i femminicidi sono una catastrofe, la situazione anche socio-economica di una certa fetta del nostro territorio è una catastrofe, e allora entriamo in dialogo e creiamo le situazioni positive perché si possa far emergere anche la vita. Ricordati un particolare, lo dico a te, ma lo dico anche ai radioascoltatori che in questo momento spero siano in ascolto: prima della famiglia viene il lavoro, se non c'è lavoro non c'è la famiglia. Noi abbiamo avuto un quindicennio, un ventennio di crisi lavorativa al 360 gradi e quindi questo ha portato a non creare famiglie, ad appoggiarsi sull'istituzione convivenza, ma adesso dobbiamo recuperare questo substrato attraverso un dialogo, un confronto, un'attenzione. Non lo dimenticate mai. Quando facciamo i corsi prematrimoniali, il primo incontro dovremmo farlo sul lavoro, perché dove non c'è lavoro non c'è famiglia, quindi c'è un dialogo, c'è un confronto. Allora le grandi fabbriche sono crollate e siamo in fase di cambiamento a livello di una società che è passata dalla meccanica alla telematica, adesso dalla telematica passando poi anche per la fase informatica. Ma adesso siamo nella fase dell'intelligenza artificiale. Allora, con calma, senza demonizzare nulla, dobbiamo già prevenire un certo dialogo e creare nuove prospettive. Non dobbiamo essere la chiesa dei numeri e dei battesimi mancanti. Noi dobbiamo essere una chiesa che guarda intelligentemente la realtà, passare dalla comprensione alla compassione, così come ci viene indicato anche dal Vangelo stesso. La società odierna viene spesso definita, se non ricordo male, da Bauman, società liquida, in cui manca spesso anche un senso di identità. La presenza, ecco, dell'intelligenza artificiale è un altro tassello che ha naturalmente ancora tutto, diciamo, da scoprire, ancora i pro e i contro. In base a come verrà sfruttata, sapremo come ci potrà essere d'aiuto. Però le chiedo, in questo tipo di contesto, la Chiesa aperta, quindi la Chiesa sinodale, come può rafforzare la genitorialità e quindi, diciamo, rafforzare l'idea dell'importanza della vita e di quanto vada coltivata? Io non ho la palla della maga per poter darti la soluzione né a te né a nessun altro. Mi piace ricordare Don Milani che diceva ai suoi alunni e soprattutto alle comunità dove lui è vissuto, sia a San Donato di Calenzano sia alla piccolissima comunità di Barbiana, che noi dobbiamo essere presenti dove noi siamo assenti. Questo progetto, che è individuabile in esperienze pastorali già del 1957, deve
deve indicarci che riproporre il discorso delle famose periferie esistenziali o di quelle geografiche, allora di lì bisogna cominciare. E allora lì bisogna capire che cosa vuol dire intelligenza artificiale, lì che cosa vuol dire promozione della vita, lì vuol dire attenti anche a un certo genere di situazioni di una società che non più tardi di un lustro diventerà multietnica e multiculturale e in maniera diffusa in tutto il nostro territorio nazionale. D'altronde voi che siete nell'isola dell'accoglienza, pare chiaro che questo dialogo deve essere un dialogo ancora più fraterno e questa multiculturalità e multietnicità deve contraddistinguere anche progetti di nuova evangelizzazione verso cui noi dobbiamo essere diretti. Anche questo vale per la natalità, perché abbiamo da imparare forse anche da chi risulta assente. Il Vangelo ce lo insegna, Gesù riprende l'episodio della vedova in Sarepta di Sidone, riprende l'episodio di Elia e di Eliseo, e va, lavati 7 volte nel Giordano, dice al re, ma non dimenticare mai che il secondo esodo nasce perché il re Ciro decide di far partire gli ebrei. Quindi c'è tutto questo processo, forse dobbiamo imparare più che dai barconi che dai balconi. Questo è un progetto di vita su cui dobbiamo lavorare anche come Chiesa. Questo è sinodo e questa è proposta, permettimi di dire, questo è prospettiva di giubileo. Le comunità come possono contribuire a questo, diciamo, clima multiculturale e anche naturalmente supportate dalla scuola e dalle famiglie? Cogli quello che sto per dire, spero di essere quanto più chiaro possibile. Lo dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: se tu non entri nella dimensione dell'annunzio di Gesù Cristo, l'assente, non capiremo mai né la vita né altro. Ma questo poi diventa categorico: riannunziare Gesù Cristo, questo è l'obiettivo, questo è rifondare Gesù Cristo e riamare anche le condizioni del mondo. Mi auguro che questa intervista possa essere lanciata da voi anche attraverso i vostri canali. Mi permetto, sul bambino ho redatto un libro che si chiama E Vita, che riporta tutti gli articoli che abbiamo scritto proprio sul bambino, è stato pubblicato nel 2021. Adesso vedremo cosa dobbiamo fare per questo secondo dono che abbiamo ricevuto come comunità, ma permettetemi una via crucis che ho scritto lo scorso anno, ma che è uscita da qualche giorno, che si chiama L'abbraccio. E in questo momento voglio abbracciare tutti, a cominciare dai bambini. E mi auguro che anche questo scritto possa aiutare voi ad incontrare quel Gesù Cristo con un annunzio completamente nuovo. Saluto e ringrazio Don Antonio Ruccia per aver accettato la nostra intervista. Arrivederci a tutti, a vostra disposizione. Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata, che vi augura buon proseguimento con i programmi della nostra emittente. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.